Note per me, alla porta c'è un signore col mitra. Chi non guadagna 10 di questi baccarù non esce da qua. Il signore col mitra è l'esattore delle tasse. Tutti lavorate per me, tutti, per forza. Perché se no da qua non uscite. Non tornate a casa dei vostri genitori, dei vostri figli, dei vostri genitori, delle vostre cose, non andate a lavorare domani, eccetera. Ok? L'uomo alla porta col mitra è l'esattore delle tasse. Questa è esattamente la funzione della moneta. Spiegato con questo esempio che è carinissimo. Lo Stato deve essere il proprietario della moneta e deve imporre un peccato originale ai cittadini che è il pagamento delle tasse. Altrimenti i cittadini guardano le monete dello Stato e dicono: e che cosa me ne frega a me di quella moneta? Io vado per conto mio, vado fuori da qua e lavoro per un'altra moneta, faccio un'altra cosa, faccio scambi, io produco arance, mi compro le scarpe in quel modo lì, quell'altro fa l'insegnante, si compra la bistecca facendo lezione privata, eccetera. E questo è il motivo molto molto semplicemente spiegato per cui è sciocco ed è non capire il funzionamento della moneta moderna quando si parla di moneta di proprietà del popolo. Non può essere di proprietà del popolo, se no smette di esserci lo Stato. Se poi siamo contenti che non esista lo Stato, se siamo contenti che non ci sia una struttura pubblica, se siamo contenti di fare come chi ha citato prima Rompò, i libertari americani che vorrebbero che ogni villetta in America fosse uno Stato con la bandierina piantata sopra e ognuno fa i cazzi suoi, ognuno per sé. Allora è una scelta di filosofia politica, per me è una cosa così orrenda. Io voglio che ci sia una struttura pubblica che mi tutela, poi ognuno sceglie.